Ciao. Hi. Questa sera parliamo un po' italiano, eh? Allora. Ciao. Devo invitare una persona. Vediamo se è già entrata. Ups. Come state? Bene, eccola. Ciao Elena! Emma, ciao! Ciao, come va? Ciao, bene tu? Io sono quarantenata. Ah Sono sì? in qua sì, sono in quarantena Davvero? purtroppo. Sì, Come sì. mai? Ciao Vittoria! Ciao Elena! Ciao a tutti! Il mio compagno è tornato lunedì scorso da un viaggio di lavoro dalla Francia in aeroporto e purtroppo è risultato positivo. In realtà sta benissimo. Fatto il secondo test. Ciao! Ciao Federica! Però siamo in attesa. Dunque, io la settimana scorsa ho fatto il mio test, il mio tampone, e sono negativa. Ma il suo non è ancora arrivato, siamo sempre bloccati in attesa del suo Sì. secondo tampone. Sì. Purtroppo Quindi 9 giorni senza una risposta è veramente assurdo, però vabbè, stasera facciamo altro. sì, stasera Vediamo pensiamo un ad po'. altro, dai. Dunque, io Sì. adesso quando girerò la telecamera, perché non ho sistemato niente, vedrete che c'è il gatto praticamente piazzato. Ve lo faccio vedere com'è sistemato. Eccola qua, sta vicino davanti a Che me. bella, io gli occhi già fuori. Scocciatissima, no, io non riesco perché grattano le porte, Sì, quindi anche i miei, quando proprio sento che stanno proprio soffrendo, stanno incidendo le unghie, li faccio entrare. vedi, però almeno li hai un po' abituati, i miei no invece. Va bene, andiamo, dai, Va così bene, giriamo. scriviamo una mezz'oretta, trick, vediamo che adesso la levo dalle balle, dovete darmi un minuto. E poi Marta, non scriviamo con i pennini stasera, no? Scriviamo solo No, con le penne. mettiamo un Ah, attimo a infatti. dormire i pennini Sì. e li Usiamo strumenti normalissimi. facciamo riposare un attimo e finalmente, Cecilia, possiamo usare tutte le penne che nell'arco degli anni abbiamo comprato ma che non abbiamo mai utilizzato. Infatti. Perché Allora, non so tu, ma io sono vieni. così. Lei si sta già lamentando che. No, ma visto che usiamo degli strumenti molto. Aspettate che avvicino un po' così si vede. Degli strumenti molto normali, le persone ci possono anche seguire, no? Sì, Così. assolutamente, anche perché vedo che abbiamo scelto la stessa carta, un Sì. semplice foglio a quadretti. Esatto, fogli a quadretti, i miei sono da 5, forse i tuoi non Sì, so, no, sono. no, no, anche i miei sono da 5. Sì, sono proprio quelli di scuola classici. Perfetto. Addirittura ho preso questi qua con i fori, così almeno li posso poi mettere nel raccoglitore se decido di accumulare poi fogli di Ah, esercizio, giusto, no? giusto, giusto, giusto. Ok. Allora, aspetta che faccio un cambio di luci perché vedo che Io da me. credo, sì, adesso poi proverò a scrivere, ma dovrebbe esserci l'inquadratura. È abbastanza chiaro, forse, sì, spero. Poi, dunque, mi si è rotto. Allora, scriviamo con questa. Mi si è rotto il braccetto, quello che è il treppiede da scrivania. Quello semi-immobile e ho solamente quello che poi lo alzi, è un treppiede, boh, stranissimo, però è super scomodo. Allora, adesso devo però fiondare il gatto. Intanto Noi saluto chi ci sta guardando, tutte le persone che ci stanno guardando. ma io non vedo, infatti, non vedo chi sta commentando. Dovrò fare l'accesso con un altro account. Così poi vedo che cosa succede. Però nel frattempo, Marta, possiamo dire alle persone che ci seguono,
che facciamo una pratica su uno stile che può diventare un corsivo, no? Cioè il nostro, partendo dallo scheletro dell'italico. Sì, sì, assolutamente. Nulla di... allora, è ciò che più assomiglia, se vogliamo, alla nostra scrittura quotidiana, che poi è la scrittura che piano piano ci porta verso il corsivo. Sì, esatto. Però a tutti gli effetti lo facciamo in un modo molto semplificato e con gli strumenti che abbiamo in casa. Nulla di troppo difficile, però allo stesso tempo qualcosa che ci dà poi le basi per strutturare qualcosa di più complicato più avanti. Quindi adesso partiamo. Io mi faccio prima, per riscaldare, un pochino di NU, queste cose qua che sono sì, la base per scaldare la mano. Tra l'altro poi lo sai che abbiamo cominciato il corso con Ether Victoria. Lo so, ma infatti io volevo partecipare, ma siccome sto facendo anche John Stevens. John Stevens, lo so, infatti. E devo dire che ti sta piacendo? È tanta roba, se si può dire. È tanta roba. Non volevo aggiungere altra carne al fuoco perché altrimenti poi non riesco a fare tutto con l'attenzione che vorrei, insomma, con l'impegno che vorrei, quindi ho preferito rinunciare al vostro corso, però lo riproporrete sicuramente, spero. Ma non lo so, noi non lo so, di sicuro lei sì, o con un'altra organizzazione, e siccome l'Italian End è tanto legato alle forme dell'italico, la difficoltà è di non cadere nella rotondità o nella morbidezza del copperplate, ma di tenere le forme semi-angolari. E in questo, questa pratica qui dell'italico, dello scheletro dell'italico, è davvero super comoda. Mi torna tanto utile ritornare a fare queste cose. Oltre che utile, è anche divertente, secondo me, perché è depurato un po' da tutte quelle difficoltà che sono il pennino, lo spessore. Certo. Controllare uno strumento. Esatto. Si va a togliere un po' tutte quelle difficoltà che poi piano piano possiamo reintrodurre, cambiando gli strumenti, cambiando gli inchiostri. Però farli senza tutte queste complicazioni, ma andare proprio alla natura della forma, è un qualcosa che aiuta tantissimo. Sì. Anche se devo dirti che quando passo, almeno personalmente, quando passo da uno strumento monolinea che mi abitua a una certa presa sulla mano, al pennino con il pen holder, un pochino lo sento, eh. Sì. Tu stai usando una stilografica a punta sottile o media? Guarda, non è segnata, anche perché questa qua è una stilografica che mi ha spedito un mio amico dall'America, dagli Stati Uniti, e poi ho scoperto che lui le prende su, almeno io le ho trovate su AliExpress. Costano tipo 1,50 € l'una, una cosa, ma scrive benissimo, non è marcata però alla punta. Direi che in confronto tipo alle Kaweco, alle TUSB che ho, potrebbe essere una media, una punta media. Io ho provato anche a prendere qualche stilografica poco costosa, cioè di quelle proprio economiche. Entry level, sì. Sì, devo dire che faccio sempre un po' fatica quando le lascio lì per un po' e non le uso. Devo sempre poi pulirle, ma probabilmente Capito. Sono io che sbaglio. Invece con questa, con la Lamy, che anche questa è
Me l'ha regalato una mia amica e mi trovo proprio bene. La uso proprio anche per lo scrivere quotidiano. Sì, ma sono tutte molto belle. Io ne ho questa qui, credo che abbia una punta. Questa è una TWSB, è una punta un pochino più grande, ma scrivono tutte super bene. Queste trasparenti mi piacciono perché vedo il colore dell'inchiostro. Io Così. faccio sempre dei grandi pasticci con l'inchiosto, mi sporco sempre le mani con le stilografiche. Dai. Sì, sono una pasticciona da quel punto di vista. Vabbè, però poi questi stili in realtà si possono. Fammi provare con un pennarellino con la punta di feltro. Anche se la punta e il feltro è un pochino più odiosa, però ci si riesce. Sì. Guarda, questo stile qui è pazzesco. Sia con i pennarellini che stai usando tu, ma anche ad esempio con gli stabilo, quelli con la punta più grossa, il Media, Pen sì. 68, e lì ovviamente vai a scrivere su un'altezza Certo. più ampia, però è divertente, veramente divertente. Ho visto, tra l'altro, oggi domani ci sono le offerte su Amazon, no? Non ho ancora guardato Ok, se c'è stamattina io qualcosa di mi sono fatta interessante. scorta di carta. Ah, sì? Sì, approfittando che c'erano le spedizioni gratuite, e c'era una confezione di pennarelli Papermate, ma tu te li Ah, ricordi? Quelli, sì. mamma mia, io li uso in continuazione, questi qua. Ma sai chi li usa Tu, anche? super vecchi, Ma ma sai chi li usa anche? sono, La Anelzer. Ma dai, ah Sì, no, non lo ho sapevo. fatto il corso con lei di monolinea in Sì. quarantena. Scusami, sì, in quarantena. E ci spiegava che ha comprato una serie di tipo boh, 24, 36 colori di Ma che quelle. figata. Sì, sì, Domani sì. lo prendo allora, Sì. vedi? Io ho detto, ma no, dai, è troppo da No, e lei fricchettone. ovviamente poi lei li usa per fare tutte le sue bellissime cose, tutte Sì. colorate. Sì. Senti, proviamo a fare qualche ovaletto, qualche lettera Vai. tipo la. A me viene sempre da farle con un po' di inclinazione, anche se non vorrei. E poi anche nella forma più semplice, che è carina, Ma però l'inclinazione, mi viene da allora, fargli la gambina. ti viene Sì. già la legatura, insomma. Ma l'inclinazione devo dirti che anch'io la soffro molto, nel senso che devo sforzarmi per scrivere dritta, Verticale, sì, verticale. Quindi lascio proprio fluire la mano, quindi piano piano poi mi adagio sempre sull'inclinazione verso il nostro corsivo. Sì. Beh, devo dirti che io ho una passione che sono le penne gel. Ah. E più che una passione, ogni volta è veramente dovrebbero proprio tagliarmi le mani. Ogni volta che ne vedo una che non ho mai provato, devo assolutamente provarla. Senza fare, ma no, bisogna farle le pubblicità, nel senso citare le marche, però quali ti piace di più? Che io ho Penne avuto delle gel. Pilot, sì. E Allora, mi sono trovata molto bene, io con le Pilot mi trovo molto molto bene, no? e che tra l'altro ho scoperto che hanno fatto anche tutta una serie di nuovi colori e mannaggia me, Dai. sono dovuta uscire dal negozio perché
Però ecco, le pilot sono molto buone, mi piacciono tantissimo, così come mi piacciono molto le queste, le unibolsigno. Queste qua. Ma proprio per un discorso di punta, di come del piacere proprio di scrivere con la loro punta, di come l'inchiostro fluisce sul foglio. Elena ci dice, sto leggendo i commenti, ho anch'io una lami, non una lama, ma si blocca, va per 2 minuti e poi l'inchiostro non scende più. Elena, ma hai provato a pulire completamente la smonti e pulisci completamente il meccanismo dentro? Devi riuscire, guardate la mia unghia della quarantena che si è tutta spaccata, povera. Questa parte qua con l'acqua tiepida. Forse Sì, riesci a. con un po' di pazienza bisogna tentare anche poi per di togliere il pennino, di sfilarlo, però siccome a volte poi c'è il rischio è quello che l'inchiostro si secchi tra il pennino e la parte di plastica, a volte può risultare un po' duro togliere il pennino, allora va lasciato un po' in ammollo, in acqua tiepida, e piano piano poi pulire ogni singola parte. Quello sì, ogni tanto può succedere. Però devo dire che con la lami io mi trovo bene. Io non le ho mai amate particolarmente, non so perché. Non so, io non sono un'intenditrice, però ecco, per ora ho questo. Tra l'altro, la Elena fa un bellissimo italico. Sì, davvero. Molto E bene. tu dimmi, come sta Andremo andando il a tuo italico vedere. con John Stevens? Lui è un Mamma. mostro, eh. Guarda, mi sento veramente una capra. Davvero? Sono una capra. Ma no, nel senso che nelle sue mani è tutto molto semplice. Ho capito. È tutto molto semplice e veramente ci vuole molto 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 tempo da dedicare al minimo miglioramento, però è giusto che sia così. Però Lo so, lo so. lui è un mostro, lui è. Non so, mi sta piacendo molto, ecco, sono solo alla seconda lezione, però mi sta piacendo davvero molto. Perché alla fine poi ogni corso è un po' introspettivo. Perché tu lo ascolti, vedi come scrive lui, cerchi di assimilare il più possibile, però allo stesso tempo fai un ragionamento con te stessa, è una sfida con Certo. te stessa. È lì che ti metti davvero alla prova. È bello, molto, molto bello. Bene, sono contenta che ti stia piacendo. Tu l'avevi già fatto, vero? Io ho Avevi fatto il fatto primo. sì, l'edizione che ha fatto prima della tua, sempre durante la quarantena, durante il lockdown. Poi è molto generoso anche con i materiali, con le Quando l'ho fatto io dispense. c'erano un po' di mostri sacri in classe, un po' tanti. Eh sì, Sì. vabbè, ma anche qua credo, anche in questa serie, però vabbè, ci sta. Lo sai che lui faceva lui ha cominciato come ti posso dire? Aspetta, non mi viene. Hai presente quello che fa Skyler, che fa tutte quelle scritte? Sì. Lui ha cominciato così. Cavolo. È No, più. veramente, veramente. È partito come un artista di lettering.
La cosa che mi piace anche è che lui fa molti riferimenti, fa molti richiami proprio anche ai testi, ai manuali, agli esemplari storici, che alla fine allora, a parte che si mette a studiare le particolari variazioni, sostanzialmente nessuno ha inventato nulla, è tutto documentato e si può risalire a qualsiasi regola di uno stile nei testi storici. Ma io sto andando davvero tanto inclinata. Provo a raddrizzare un po'. Questa cosa di mettersi lentamente a fare tutte queste. Ciao Lara! Ciao! Proprio i drills, è tanto terapeutico, come lo possiamo. Sì, terapeutico è la parola, secondo me è la parola giusta. Io lo trovo rilassante. Mi butto con un minimum. Attenzione. E dopo faccio la prova, il cartoncino della verità, come lo chiamo io. Forse ho capito cosa intendi. Ta-tan. Vediamo. Vabbè, dai. Non Non vedo, c'è. sei un po' Ah, fuori. aspetta, aspetta. Hai ragione perché eccolo qua. Eccoti. Sì. Per vedere se ho fatto tutti gli spazietti. Non mi sembra male, dai. No, no. Tra l'altro, più faccio questa cosa scheletrica, e più mi diverto. A trovare nuove forme, nuove combinazioni, una volta gli ascendenti e discendenti con l'occhiello, una volta senza. Però è super, davvero super divertente. Allora, io ti dico, siccome non faccio parte della categoria delle persone che hanno sempre la quotazione, la citazione pronta da calligrafare per fare esercizio, io vado di copiatura di testi, di libri. Di piccoli racconti, insomma, ma per fare esercizio. Certo. E quando ho iniziato a praticare questo italico monolinea, sostanzialmente, ho iniziato il quaderno, ricopiando dei racconti, dei brevi racconti dell'antologia di Spurriver. E alla fine della pagina il risultato che tu hai visivo è proprio di una texture bella, compatta, regolare, proprio bella da vedere. E io mi rilasso tantissimo. Vero, vero. Io per esempio ho notato che quando faccio queste pagine qua, tengo sia gli ascendenti che i discendenti molto corti. Cioè riesco a fare per me lo spazio da usare se questo qui è il mio. Aspetta, che forse se questo qui è il mio corpo lettere, decido di andare così. Gli ascendenti e i discendenti li faccio scendere pochissimo, tipo così. Sì, Ah, proprio poco. mi piace per dire la G, tenerla proprio truc,
Sì, appena così. Proprio bella compatta. Sì, bella sì. Compatta. Anziché sì. farle... Poi invece se voglio fare l'occhiello ovviamente ho bisogno di più spazio, no? Però mi piace tantissimo farli corti, non so perché. Mm-hmm. Poi tanto negli ascendenti, se io devo scrivere... Poi lo capisco dal taglio che la seconda è una L, no? Se scrivo italico. E se devo scrivere magari tante righe di testo, tendo a tenere le righe molto ravvicinate una con l'altra. Sì, allora mi piace proprio vederle più sì, condensate. Effettivamente anch'io non scendo molto. Cioè non mi viene da scendere molto. Sì. Sentiamo di quelli che sono in linea. Guarda chi c'è dal Piemonte. Cosa fai, bambola? Ho visto adesso. Sentiamo chi c'è in linea che fa italico. Dai, dai. Vogliamo sentire. A parte Elena che lo sappiamo. Che spero stia scrivendo con noi. Ma tanto la vedo dopo domani in classe. Lei sta facendo il mio corso di copper plate monolinea intermedio. Sì, Molto, molto, molto interessante. Prossima settimana iniziamo con la penna di vetro, altro strumento super Bello! interessante. Ah, divertente! Molto bello, sì. Con tutti i colorini, le tempere, le cose. Spettacolare, spettacolare. Poi tipo la P, parliamone. Mm-hmm. La fai con il gambo semplice o con il gambo con l'occhiellino? Questa piace tanto. Molto bella, però a me viene da farla così, semplice. Ok. Viene da farla semplice, però a quel punto tengo tutte le discendenti semplici nello scritto. Certo, certo. Sì. Ma guarda, come lo fai è molto bello l'italico monolineo. È un peccato che non lo insegnino alle scuole elementari come base del corsivo. Con il pennino però è pazzesco, dice Lara, molto difficile. L'italico col pennino sembra facile. In che senso l'italico col pennino, ragazze? Con Ah, col pennino a punta con la tronca, punta dici? tronca, sì, con la Ah, punta tronca. no, no, perché? È una questione inclinazione del pennino. Una volta mi è capitato di fare un matrimonio, delle buste di matrimonio con questo stile qua. Avevano delle maiuscole che assomigliavano abbastanza all'American Cursive, le avevo fatte un pochino. E invece per le minuscole ho tenuto quasi un italico monolineo, appena appena un pochino più inclinato, ma sono venute molto belle. Poi su carta Amalfi con la penna stilografica blu intenso, una cosa... Molto chic. Ah, sì.
Oh sì, è stato veramente molto bello. Dovrei usare un altro colore, adesso provo a cambiarlo, vediamo. Che tu stai usando un sacco di colori, invece io mi sono tenuta fuori solo Due questo. ne sto usando, il verde e il rosa, il mio rosa. Allora, usiamo questa. C'è qualcuno che ti... Ah, ci salutano. Paul Triskel. Ciao Ciao! Paul. Ma tu lo conosci? Non vorrei fare figuracce, ma credo di no. Ok. Ciao comunque. Noemi, ciao Noemi. Noemi è entusiasta delle dirette calligrafiche. Dai, io Sì. ho una marea di tempo che non ne faccio più. Potremmo tenercelo come appuntamento settimanale. Perché no? Non sarebbe una brutta idea. Sentiamo che cosa ne pensano. Poi alla fine è un po' decidere di ritagliarsi anche una mezz'oretta, un'oretta di tempo alla settimana per cambiare un po' il ritmo. No, frenetico della giornata e dedicarsi un po' a Sì, esatto. se stessi, no? Ciao Elena. La Elena vedo che fa delle cose pazzesche. È davvero brava. Hey Jane! Lo sai che cosa ho Ciao, notato? ciao Meli, ciao Melissa. Scusami, ti ho interrotto. Vai, no, tranquilla, Stavo tranquilla. salutando la mia amica Melissa. Dicevo che non so perché, forse è per questo motivo qua che sto per dirti, non ho mai usato tantissimo le penne gel, perché ho bisogno di avere un pochino di resistenza tra la carta e la punta della penna. Invece le penne gel scorrono veramente troppo e mi fanno perdere il controllo. Può essere anche che sia una. È un mio limite, Ma una no, mia abitudine, limite, abitudine, non so sì, come no, chiamarlo. non lo vedo come un limite, lo vedo più che altro sì, come un'abitudine a. Io voglio E sapere, professor comodità. Cott, devo scappare, lo sai chi è, vero? No, io lo so È chi è. E no, sì, Francesco Cotana. Ecco. io lo so chi è, perché lui ogni volta che vedo le sue storie mi fa morire da ridere. Ma lui lo sa perché ogni tanto delle reazioni ai suoi post, alle sue storie, lui per me è un mito. Io spero un Vero? giorno di conoscerlo di persona perché per me lui è un Non mito. vi siete mai incontrati? No, Ma no, dai, no, tu lo no. devi conoscere di persona, Francesco ti fa morire, morire. No, infatti Io l'ho volevo. conosciuto tipo nel 2015 o nel 2016, non mi ricordo più, forse 2016, ero a Grosseto a studiare con James Farrell e venne anche lui. Ci siamo piegati 3 giorni dalle risate, ti No, giuro. io infatti guarda, ti prego, professor Cott, continua a fare le tue lezioni le tue lezioni del giovedì perché sono una cosa pazzesca. Sono meglio di una seduta dal terapista. Ecco.
Ma ci sono così tante persone che vorrei conoscere di persona, dal vivo, perché ci sono quelle persone che anche tramite dei messaggi, delle reazioni alle storie, tramite i social, questi belli ma maledetti social, ti ispirano, non lo so, così a Come no? pelle, hanno, la senti l'affinità con alcune persone. Infatti. Spero presto di incontrarne il più possibile. Voglio provare ad abbassare un pochino il corpo lettera perché non so che così mi sembra di, non lo so, toccare il quadrato mi sembra un pochino troppo. Ah, c'è un mio amico indiano! Sai. Sì, lui è pazzesco in italico, ha fatto il corso di John Stevens con me, no? Cioè, non c'era proprio storia. Mi sa che è un architetto, insegna in università. Comunque, veramente ho troppa, non riesco a fare. Le lettere, aspetta che mi sforzo un po', staccate. Ah, senza legatura. Senza legature. Però voglio. Non so perché. No, sono belle comunque. No, niente, mi vengono proprio. Non mi trattengo. Hai la legatura, Facile. sì, facile, spontanea. Come la lettera, la lacrima facile, io ce l'ho. E poi queste cose qua sembrano magari una sciocchezza che uno perde tempo. In realtà, di Cecilia, quando organizzi un corso per l'italico, Roberta, sei pazza! Eccolo che è Ma mai, arrivato. mai! Però no, fanno benissimo a imparare a prendere l'occhio sulle spaziature. Il ritmo nella mano è un esercizio ottimo. Ah, devo dire che la S italica trovo un pochino di difficoltà a legarla. La S Perché? italica, guarda, io l'abbiamo fatta al primo appuntamento con John Stevens e io ci sto ancora litigando. Dai, Sì. ma no, povera. Ci sto ancora litigando perché proprio. Però in monolinea. Beh, o la fai semplice. Ma volendolo usare, volendola legare, quello dicevo. Cioè, se voglio usare questo monolinea più come corsivo. La leghi da sotto. Da sotto. Ah. Ultimamente faccio anche questa cosa qua. E vado verso l'altra lettera. Come si fa nel corsivo americano. Sì. E non Sì, mi anche. dispiace. La cosa bella è che veramente con poche variazioni ti cambia completamente l'aspetto.
Sì, è vero. Vediamo se riesco a trovare quel foglio che avevo fatto con gli alfabeti. Come minimo Oh, ridendo e non scherzando, sono già lo 40 trovo minuti più. che siamo in diretta, Ah, ragazzi. sì? No? Ah, già. Ho sentito parola Amazon, tremo. Ah, ah, che carta ho acquistato? Dunque, è una Dici. HP, poi se mi scrivi in privato ti mando anche il link e ti faccio vedere. Ah, così nel frattempo vi faccio vedere in diretta il mio quaderno, quello Ma che di... meraviglia. Ho Mai visto? Che cosa visto il tuo faccio? video, ho visto il tuo Sì. video. Allora, questi quadernetti qua me li ha fatti Kate durante il lockdown e me li ha fatti, guarda che carina che me l'ha fatto con le pagine in fondo Personalizzato. personalizzate per me. Esatto. E in pratica è un A4 ripiegato, no? Stampato fronte retro e poi ripiegato, li ha rilegati. E ci ha fatto un quadernetto. E ci ho usato questo inchiostro qua sulla prima pagina, eccola qua. Vedete come tiene bene l'inchiostro? E mi sono fatta dire che carta usava, perché ho scoperto un po' di tempo fa che sia io che lei usiamo la Navigator, però è molto difficile trovarla con la grammatura bassa per fare queste cose qua. Un'altra carta buonissima, ciao Benedetta, un'altra carta buonissima per fare queste cose è la Claire Fontaine, che vendono a Risme, ma anche quella difficile da trovare. E poi Kate mi ha dato il modello, il tipo dell'HP che avevo usato per questi quaderni, c'era un'offerta per un pacco da 5 Risme e l'ho preso. Poi vi dirò anche come va. La Molto, molto cosa, la bene. fregatura un po' è che quando tu stampi, io ho solo una inkjet a casa, non ho la laser, e Anch'io ho la getto d'inchiostro. quando usi la getto d'inchiostro e con l'inchiostro arrivi sulla riga stampata, mi spande. Invece temo che lei le righe le abbia fatte con la laser, ma me lo faccio dire poi. E Lo scopriamo. ti viene da fare la S così? Sì? Ah, cioè, l'hai fatta anche te. Eh sì. 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 Beh, comunque, sta bene. Ho trovato il foglio che ti dicevo, Ah, dove... sì, vediamolo, vediamolo, che quello è bello. Vediamo se riesco a far vedere senza fare troppi danni. Perché quando siamo in due abbiamo solo metà schermo a Allora, disposizione, Marta. sostanzialmente sono tutti alfabeti, però ognuno con una variazione. Vedi come cambia a livello Carino. visivo? Che Cioè, carino. questo è semplicissimo. Questo con le ascendenti e discendenti occhiellate. Questo con le ascendenti un po' incurvate. Cioè, cambia completamente. Questo è Sì. legato. Bello, bello. E tu immagina un testo fatto in un modo, in una versione piuttosto che un'altra, ti sembrano due testi completamente diversi. Per quello ti dico, lo scheletro sotto è lo stesso, ma con pochissime variazioni riesce a renderlo qualcosa di diverso. Esatto. È davvero bello. Ragazza, sono già 45 minuti, quindi io direi Caspita. che... infatti, però se ci piace l'idea di renderlo un appuntamento della settimana, lo rifacciamo la settimana prossima? Dai, A me farebbe strapiacere. una Sì, dai. mezz'ora a rilassarci e fare una chiacchiera come abbiamo fatto Dai, stasera, va bene? sì, Allora, io adesso assolutamente. provo a salvare questa cosa, magari la prossima volta, però parti tu con la diretta, Ok. così poi mi inviti e vengo io. Vi Perfetto. piace? Oh, ci scrivono ci Sì! piace, che figo! Così trovate una volta me, una volta lei, insomma, cerchiamo di andare avanti, dai. Sì, dai, volentieri. Poi magari possiamo
anche sviscerare magari qualche Sì, argomento adesso stasera particolare. Adesso era questa una cosa sera proprio super rilassata, esatto, è stata davvero, come dici tu, una chiacchiera Esatto. molto, molto bella e rilassante. Bene. E dai, bene, sono troppo contenta. Allora, aspetta che ci torniamo a salutarci Sì, di allora, viso. yes. Aspetta che non voglio fare casini. Allora, eccomi. Eccola. Allora. Boh, bellissimo. Bene, Ragazze, che molto. bello avervi in diretta. Ciao a Grazie tutte, della adesso compagnia, Marta. leggo i commenti. Grazie, Grazie a te, è stato bello. Buona. grazie. Proviamo a rifarlo martedì Sì. prossimo, una settimana da oggi, dai. Dai, martedì prossimo. Boh. Perfetto. Ragazze, allora ciao a tutte, grazie della compagnia anche a voi. E se avete voglia, ci vediamo settimana prossima. Ciao a tutti, un Ciao, abbraccio. buonanotte, ciao ciao. Ciao, ciao Cecilia. Ciao.